Buonasera a tutti, ben ritrovati. È sempre l'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca che oggi pomeriggio ha il piacere di presentare l'ultima opera di Domenico Dara, Malinverno. Beh, veramente, quando noi diciamo malinverno pensiamo subito a qualcosa di terrificante e effettivamente l'inverno che abbiamo appena passato non è stato un bell'inverno, anzi tutt'altro. Però già poter dire malinverno vuol dire che siamo fuori dall'inverno e quindi la prospettiva è rosea. Infatti, malinverno, titolo di quest'ultima opera di Domenico Dara, è tutt'altro che una brutta lettura, anzi è una lettura affascinante, è una lettura che prende il lettore e lo conduce per mano per un bel numero di pagine, ma in maniera felice. Noi abbiamo avuto di conoscere e di fare la conoscenza con Domenico Dara già nel 2018, Sette libri per sette sere, dove quella volta è stato presentato il libro Appunti di meccanica celeste, ed è stata veramente una bella serata dove sembrava di toccare le stelle con le mani. Non aggiungo altro, anzi, introduco e lascio la parola a Simona Masciaga, che saprà dire meglio di me chi avremo di fronte questo pomeriggio. Simona, a te la parola. Grazie, grazie Presidente, grazie Cosimo, ben trovati a tutti, grazie a Domenico Dara per essere qua con noi. E la scelta ovviamente dell'analisi del testo, della lettura del testo di Domenico Dara Malinverno non è una scelta così nata a caso. Innanzitutto dobbiamo dire che la nostra associazione di ALB sta prendendo parte alla manifestazione culturale, all'evento culturale nazionale, quale appunto è il Maggio dei Libri, e oggi, proprio 23 aprile, parte questa giornata, parte questo evento, l'inizio di questo evento, e non a caso. Infatti, oggi è la giornata mondiale del libro e dell'editoria. Domenico Dara, cosa dire di Domenico Dara? Dire tanto è praticamente sarebbe come dire nulla, perché Domenico Dara è un autore fantastico, cresciuto a Girifalco in provincia di Catanzaro, che ormai da anni vive a Valbrona in provincia di Como. Si è laureato a Pisa con tesi sulla poesia di Cesare Pavese. Ed è uno scrittore che ha portato in tutta Italia, non solo, l'immagine della Calabria positiva con ben tre romanzi. Il suo esordio è avvenuto nel 2014 con il breve trattato sulle coincidenze, e poi nel 2016, presentato poi a Siderato nel 2018, Appunti di meccanica celeste, entrambi con edizioni nutrimenti. Questi testi sono stati pluripremiati. E ora abbiamo la sua ultima fatica, Malinverno, edizione Feltrinelli, che è già un successo e che speriamo riuscirà ad affermarsi nei premi letterari nazionali. Domenico, benvenuto quindi. Timpamara, tu questo testo lo fai partire da Timpamara, un paese immaginario ma tutto sommato reale perché è un paese in provincia di Messina. Tu ambienti però il tuo testo in Calabria e scegli proprio timpamara, una parola composta da timpa, appunto crepaccio argilloso, e amara. In questo paese ci fai sorgere una cartiera e poi accanto a questa cartiera un macero dove la gente lavora, ma soprattutto impara a leggere. Quei fogli incartapecoriti, ingialliti, che svolazzano da una parte all'altra del paese,
nei momenti di vento, e altresì si appassiona. È bellissima questa immagine che tu hai dato, mi ha fatto ricordare anche il romanzo di Eric Orsenna, La grammatica è una canzone dolce, dove là volavano soltanto le parole, qui addirittura volano pagine di testi letterari mandati al macero. Sicuramente tu da questa descrizione ci hai voluto mettere un'allegoria, proprio per dire che dalle cose anche più insignificanti, più aride, come la timpa amara, nascono le cose belle. Microfono. Eccoci qua, le stavo salutando e ringraziandovi dell'invito, che mi fa sempre molto piacere ritornare anche virtualmente a Siderno. Ricordo anch'io la bellissima serata che diceva Cosimo, veramente una bellissima serata fu quella. Partiamo da Timpamara, Simona. In realtà io non sapevo che ci fosse un paese di nome Timpamara in provincia di Messina, no? Non avevo proprio idea. Io pensavo di essere stato originale, di aver inventato il nome di un paese, e l'avevo inventato facendo quel lavoro che tu dicevi, cioè utilizzando una parola dialettale che era timpa, per indicare proprio il burrone scosceso, il punto in cui un terreno finisce, che era un luogo secondo me simbolico, ma anche metaforico di Timpamara, perché è il posto in cui i libri vanno a morire, quindi era un posto di confine, di limite, proprio come una timpa. Amara, perché io ho il vizio di essere molto nostalgico e malinconico, quindi le cose dolci non mi piacciono. Quindi nasceva così Timpamara. Poi dopo ho scoperto durante un'intervista, quando una giornalista mi disse come mai ambientate il libro in provincia di Messina, io risposi sinceramente che non avevo idea che ci fosse questa Timpamara in provincia di Messina. Altri mi dissero del vino, no? Dice, ma Timpamara c'è un vino, io sono astemio, non bevo vino, quindi non conoscevo neanche il vino Timpamara. Adesso me ne hanno regalato due bottiglie, ma è bella questa cosa del pensare di inventare un luogo che in realtà già esiste, perché è proprio nello spirito di Malinverno, no? Questo gioco tra l'immaginazione e la realtà, un'immaginazione che si illude di inventare dei mondi che in realtà esistano già. Non c'è niente che l'immaginazione possa inventare che non sia già successo da qualche parte del mondo in qualche tempo, e Malinverno è veramente una testimonianza. Ovviamente il nome è inventato, però è chiaro che quando pensavo a Timpamara pensavo a Girifalco, il mio paese, che era lo sfondo anche dei miei due romanzi precedenti. Infatti tu, il personaggio del tuo testo è Astolfo Malinverno, un bibliotecaio zoppo dalla nascita. Anche qui ho notato la voluta imperfezione, no? Questo Astolfo Malinverno ha una vocazione per le storie, presa proprio dalla madre Caterina, che le inventava addirittura le storie, e sceglie addirittura per il proprio figlio il nome Astolfo, preso dall'Orlando Furioso. Astolfo, quindi, che va, colui che va eroicamente sulla Luna a recuperare il senno di Orlando. Quindi Astolfo Malinverno, Orlando Furioso, un nome e un programma, tutto da scoprire. Ma realmente chi è Astolfo Malinverno? Beh, i nomi sono molto importanti. Quando scelgo i nomi dei miei personaggi li scelgo con accuratezza e con una logica. Accadeva nei libri precedenti, accade anche in Astolfo Malinverno. Certo, il riferimento è proprio all'Astolfo ariostesco. Per me Astolfo è un personaggio feticcio, un personaggio che io adoro, tant'è che compare sia nel breve trattato sulle coincidenze che negli appunti di meccanica celeste. Non riesco a staccarmi da questa figura di Astolfo, perché anch'io come Astolfo, come Catena, come la madre di Astolfo, lessi da bambino questo l'episodio di Astolfo che va sulla Luna. E mi colpì terribilmente questo episodio. Mi piacque l'idea che ci fosse nell'universo un posto in cui potevamo trovare e ritrovare quello che avevamo perduto. Io ci credo ancora adesso, sinceramente. Penso che, spero, mi illudo che ci sia nell'universo un posto in cui posso ritrovare quello che ho perso nella vita. Quindi
Nel momento però in cui io do quel nome carico di significati al mio personaggio, è ovvio che questo personaggio porta con sé molte caratteristiche dell'Astolfo Ariostesco. Astolfo Malinverno è il bibliotecario guardiano del cimitero di Timpamara, questa doppia funzione di custodire libri e di custodire morti. È un bibliotecario a cui dopo viene affibbiato questo secondo impiego. Ed è un personaggio, come dicevi tu, è un personaggio come i miei personaggi, un personaggio particolare, un personaggio periferico. E zoppo, per esempio, no? Ovviamente io ho messo la zoppia, ho messo questo difetto fisico per far capire che in realtà è un uomo esistenzialmente claudicante, gli manca qualcosa, ha un tempo diverso rispetto agli altri uomini, vive una vita diversa dagli altri uomini. Io ho reso visibile questa sua differenza dal consorzio umano attraverso questo difetto fisico. Per il resto è un personaggio come tutti i miei personaggi, come il postino, per esempio, un personaggio solo, un personaggio che ha pochi amici, un personaggio che vive molto di pensieri, soprattutto un visionario. Astolfo Malinverno vive così tanto dei libri che lui ha cominciato ad amare attraverso la madre Catena, vive così tanto dei libri che arriva a confondere la realtà e l'immaginazione, e in questo però è anche aiutato dal fatto di vivere a Timpamara. Infatti, ad un certo punto della storia, Astolfo diventa anche Cristone praticamente della città, no? Quindi custode del cimitero. Nella mattina, custode del cimitero, deve andare ad aprire il cimitero, poi il pomeriggio ritorna in biblioteca, fa il bibliotecario, ritorna poi la sera a chiudere i cancelli del cimitero, e così via. Quindi due mondi e due realtà completamente diverse, no? Apparentemente diverse, perché se nei libri c'è quella realtà che permette soltanto a chi legge di riportare in vita quelle persone, le lapidi ricordano, praticamente riportano in vita nella memoria e nel ricordo allo stesso modo le persone che tu vai a visitare, quindi la cosiddetta lacrimata sepoltura, se vogliamo parlarla con come Foscolo, no? Quindi queste due realtà, secondo te, queste due realtà apparentemente diverse, coincidono nella figura di Astolfo oppure no? Ma Astolfo fa di tutto perché coincidano questi due mondi. Tant'è che il libro è continuamente alla ricerca di consonanze, di similitudini tra il mondo dei libri e il mondo dei vivi e dei morti, no? Quando per esempio scrivo che il libro è un essere vivente, proprio come le persone. Astolfo lo pensa profondamente. Astolfo pensa che libri e persone abbiano lo stesso destino, se non altro perché raccontano una storia. Se c'è una cosa che lega i morti del cimitero, che lega i libri sulle mensole della biblioteca e che lega gli abitanti che vivono e respirano a Timpamara, è il fatto che tutti sono portatori di storia. Malinverno è un fagocitore di storie, grazie a Catena. Quando lui va nel cimitero e vede una fotografia su una lapide, quella fotografia per lui è come una copertina che nasconde una storia. Quelle storie lui le inventa, le immagina, è un inventore seriale proprio di storie. E come portatore di storie, la storia è l'elemento comune che lega vivi, morti e libri, in fondo, come poi il finale del libro suggellerà. Quindi praticamente la morte come conclusione del ciclo vitale, si veda, no? Quindi Astolfo è convinto, tra le altre cose, la cosa che mi ha colpito è che Astolfo è convinto che il libro perfetto sia quello che si conclude con la morte del protagonista. Cioè molto, molto romantico, no? Prende molto dal melodramma romantico, dove nel 1800, in pieno romanticismo, la morte più romantica che poteva esserci era quella proprio di morire di tisi, no? Abbiamo qui tutte le eroine del melodramma italiano, della lirica italiana. Morte quindi intesa come conclusione del ciclo vitale, per Astolfo, che cos'è la morte? Per Domenico, che cos'è la morte? È nichilismo o resurrezione? Concezione vitalistica o meccanicistica della vita?
Perché Malinverno scrive i finali dei libri, no? Dei libri perfetti? Malinverno, come dicevi tu, è convinto che i libri perfetti siano i libri che si concludono con la morte del protagonista, ma è ovvio, perché se noi entriamo nella visionalità di Astolfo e consideriamo i libri come esseri viventi, che hanno un ciclo vitale, è normale che anche i personaggi dei libri, i personaggi di carta, muoiano come muoiono le persone, che concludono il loro ciclo vitale. Ecco perché lui scrive la morte dei personaggi della letteratura. Ma in realtà non c'è questo confine così netto tra la vita e la morte in Malinverno. Certamente Malinverno non pensa in maniera laica e meccanicistica che la morte sia la fine di tutto, non può pensarlo. Anche l'Incipit, quando Malinverno dice che quando venne al mondo aveva già 12 anni, quello è anche un modo di azzerare la nascita. In questo ciclo continuo di nascita e morte, in cui i confini sono molto labili, Malinverno è convinto che la morte fisica, la morte corporale, non sia in realtà una morte assoluta. E ci sono tante spie nel romanzo che indicano questo, e soprattutto tante storie che raccontano questa visione del mondo, per cui assolutamente non è una visione meccanicistica, come dire, laica, per cui con la morte corporale si conclude il ciclo vitale, assolutamente no. Come dire, è un continuum la vita. Quando io dico nell'Incipit che l'uomo porta in sé tutta la storia dell'umanità, perché noi ereditiamo non solo il colore dei capelli, ma anche i pensieri di chi ci ha preceduto, anche i desideri di chi ci ha messi al mondo, anche quelli passano attraverso il DNA. E allora di generazione in generazione è come se veramente noi fossimo portatori dell'umanità dentro di noi. Come possiamo pensare che ci sia una morte, che ci sia una fine a questo passaggio di testimone di generazione in generazione. Quindi Malinverno è assolutamente convinto che dopo la morte ci sia qualcosa. Grazie. E la cosa, il fatto di avere comunque il libro perfetto che si conclude con la morte, mi ha incuriosito anche il fatto che io non conoscevo questa realtà, sinceramente, che Collodi aveva già programmato la morte di Pinocchio. Ovviamente per i miei alunni sarebbe stato sinceramente il massimo, perché dopo 3 capitoli dice: meno male che ce lo siamo cacciato davanti, avrebbero potuto dire. Però invece di portarlo fino alla fine del libro, e Malinverno, addirittura Astolfo Malinverno si rende conto che anche Collodi l'aveva pensata come lui, quindi un burattino ingrato nei confronti del genitore che viene sempre salvato dalla fata turchina, a questo punto si sarebbe meritato soltanto la morte. Non ti sento più. Non ti sentiamo più, Scusa Domenico. Simona, avevo problemi con le cuffie, puoi ripetere la domanda, perdonami. Stavo dicendo, ecco sì, sicuramente. Stavo dicendo che Malinverno si rende conto, cioè, una cosa che io neanche sapevo, che l'ho scoperta attraverso il tuo libro, che anche Collodi aveva progettato la morte di Pinocchio per la gioia di tutti gli alunni d'Italia, penso io, no? Anche Perché dopo la mia. ecco, perché dopo 2 pagine voglio dire, non vediamo l'ora che questo burattino ingrato, salvato sempre dalla fata turchina, oppure salvato dal padre, dal grillo parlante, eccetera, eccetera, ingrato praticamente, irriconoscente, irriverente nei confronti del padre e della vita, che alla fine si debba salvare. E Malinverno, anche lui, cioè, si scopre che Collodi aveva progettato questa fine. Sì, era un dato curioso che volevo inserire nel libro, come in realtà Pinocchio nell'ideazione di Collodi era un libro perfetto per Malinverno, perché si concludeva con la morte e l'impiccagione di Pinocchio per mano del gatto e della volpe. Poi venne cambiato perché i lettori protestarono, i bambini, figurati, se potevano accettare quella cosa. Io l'avrei lasciato
pendente su, quella, su quel ramo, Pinocchio. direttamente È ingoiato proprio dalla balena, tranquillo. un personaggio che odio, Pinocchio. Per Ma anche perché. quanto amo Geppetto, odio Pinocchio. Quell'ingratitudine per me è terribile, terribile. Anche perché teniamo conto che forse Pinocchio si assapora, o perlomeno io l'ho assaporato poi più in là, ma di sicuro non a 10 anni, a 10-11 anni, no? Perché tutto sommato possiamo dire che è anche un romanzo di formazione. È vero, ma io più passo il tempo più lo odio, cioè una cosa, penso che sarà, è un odio senza via di ritorno. Tu ad un certo punto scrivi questo. Perché io so che ci si può innamorare di una donna anche solo da lontano, osservandola, immaginandola, pensandola, sognandola. Basta poco per innamorarsi a chi ne ha bisogno, a volte anche solo una fotografia. Il nostro protagonista, quindi Astolfo Malinverno, vede una fotografia di una bellissima donna su una lapide, senza nome, senza data, senza nulla. Che lui praticamente nota, se ne innamora e nota una certa somiglianza con Emma Bovary e che poi dopo le dà il nome di Emma. Perché hai scelto il personaggio di Madame Bovary e non Anna Karenina, Jane Eyre o qualche altro personaggio, qualche altra eroina femminile? Allora, io adoro Madame Bovary, io amo Madame Bovary, amo il romanzo di Flaubert, è proprio uno dei miei romanzi preferiti e Madame Bovary è uno dei miei personaggi feticci, per cui non potevo non rendere omaggio a Madame Bovary. Per lo stesso motivo per cui rendo omaggio a Don Chisciotte. Vedi, Madame Bovary secondo me... Rappresenta in maniera evidente quello che tutti noi ci portiamo dentro, cioè questa separazione tra quello che viviamo ogni giorno e quello che vorremmo, no? Tra la vita concreta, quotidiana, reale, con cui dobbiamo fare i conti, e invece la vita che immaginiamo, che sogniamo, che vagheggiamo. Lei lo faceva in maniera estrema, portava all'estrema questa discrepanza. Però penso che in dosi maggiori e minori tutti noi abbiamo portiamo dentro di noi questa dicotomia, questa separazione tra la realtà e l'immaginazione, la fantasia. E Madame Bovary è l'esempio di come l'immaginazione, quando è eccessiva, quando può diventare anche pericolosa, come lo è stato anche per Don Chisciotte. Quindi era proprio un legame viscerale con Madame Bovary, un personaggio assolutamente esemplare. Ma anche per gli scrittori, in fondo, quando l'attività dello scrittore è questa, no? È immaginare i mondi, spesso i mondi che si immaginano sono distanti dalla vita che si vive, no? Quindi mi sembrava esemplare proprio di questa condotta divisa tra realtà e immaginazione che ogni giorno tutti noi viviamo. Bene, infatti ad un certo punto del tuo romanzo tu mescoli addirittura delle vicende di Madame Bovary con la realtà del Don Quixote, praticamente. Guarda, Simone, è stata la cosa più bella di Malinverno per me, far incontrare, innamorare Madame Bovary e Don Quixote. Per me, cioè, già solo quella pagina va bene la fatica che ho fatto per scrivere Malinverno, Indubbiamente. perché è una cosa che mi accade proprio come lettore da sempre. Io, i personaggi dei libri che leggo, tanti personaggi, per me non hanno tempo. Cioè, Madame Bovary e Don Chisciotte per me sono contemporanei, come sono contemporanei di Desdemona, come sono contemporanei di Pinocchio, come sono contemporanei di tutti i personaggi di carta. Quindi per me a un certo punto farli incontrare è stato come, non so, è un sogno che si realizza per me, far incontrare e innamorare Madame Bovary e Don Chisciotte, perché secondo me erano fatti l'uno per l'altro. Scusa Domenico, c'è una domanda nella formazione Domenico Dara, che posto ha la narrativa sudamericana? Ma come formazione non ha un peso importante. Io ho letto tanto autori sudamericani, una letteratura che mi piace e che sento molto vicina per atmosfere, per
anche per costruzioni immaginifiche, però non proprio nella formazione, non è entrata nel momento della formazione mia letteraria, è però una narrativa che a me piace e che le cui atmosfere sono atmosfere che mi appartengono. Quindi un romanzo che, per dirlo con Umberto Eco, praticamente è il fatto stesso che dice, io ci sono quando io c'ero quando Renzo e Lucia si innamorarono, io c'ero quando Caino uccise Abele, io c'ero quando Madame Bovary, eccetera, eccetera. No? Qui andiamo più in là, Simona, perché Umberto Eco era un testimone oculare, noi invece abbiamo proprio, siamo stati gli artefici di quell'amore, ecco. Ecco, siamo bravo. Ancora più in là. Allora, romanzo che è questo di Malinverno, che a un certo punto diventa anche un giallo. Poiché in questo cimitero appare una donna misteriosa, sempre vestita allo stesso modo, tanto è vero che tu dici che ad un certo punto dici che sembra che lavasse i panni la sera per poterli indossare la mattina seguente, no? Sempre vestita allo stesso modo, molto somigliante alla Emma di Astolfo, e che si reca su questa tomba portando dei fiori particolari, dei fiori di cardo. Astolfo ad un certo punto quindi inizia ad indagare, vuole scoprire, ad avanzare delle ipotesi, delle congetture, e ogni volta che sembra aver risolto il mistero accade sempre qualcosa che lo fa allontanare, però poi dopo alla fin fine si rende conto che non era andato poi così distante dalla verità. Sì, a un certo punto il libro diventa un giallo, c'è la ricerca dell'identità di questa donna misteriosa che compare e scompare all'improvviso dal cimitero e che è la donna della fotografia. La somiglianza è così evidente che subito si pone un mistero di fronte a Malinverno. Che rapporto c'è tra questa donna reale, concreta, che vedo camminare per i viottoli del cimitero e la donna ritratta sulla fotografia a cui lui ha dato il nome di Emma Bovary, è sfuggente, no? Cioè l'identità, come dire, il risultato della ricerca è sempre un passo più in là di dove arriva la ricerca, e anche quando la ricerca sembra conclusa in realtà non è conclusa fino in fondo. E questo penso sia un bene nelle ricerche. La ricerca non deve giungere a un obiettivo, non dobbiamo trovare quello che stiamo cercando. Penso che se noi dovessimo trovare il pezzo mancante della nostra vita sarebbe forse un guaio. E la vicenda di Malinverno è un po' esemplare di questa continua ricerca di qualcosa che non si può avere fino in fondo. Da notare che la grandezza della tua scrittura, qui a parte complimenti anche dal punto di vista narrativo, la Bibbia Grande ha dimostrato la grande abilità narrativa, è quello di mettere altri personaggi che apparentemente hanno una vita a sé e che poi dopo tu riesci ad inserire nella vicissitudine, nel contesto del romanzo stesso. Ad esempio Margherita, la figura di Margherita, no? La donna del dolore, che però ci insegna anche a come superarlo, come metabolizzare il dolore, come superarlo e continuare ad andare avanti. Sì, io penso che sia il cimitero di Timpamara a rendere possibile questo amalgama tra la storia principale di Malinverno e tutte le storie secondarie che ruotano intorno al cimitero, perché sono tutte storie che hanno a che fare col cimitero, ma sono storie che non parlano di morte, o meglio rovesciano, no? il senso semantico della morte. Sono storie di vita alla fine, sono storie che parlano di morte, ma per far trionfare la vita e soprattutto l'amore. Penso per esempio a Marcantonio che chiede a Malinverno di seppellire il cane, il suo cane che si chiama come lui Marcantonio, nel cimitero degli uomini, perché per lui
il suo cane è un cristiano a tutti gli effetti. Penso alla storia di Margherita a cui facevi dicendo tu, e c'è questa utopia di una donna viva che vuole sposare un morto, ma nel cimitero di Timpamara tutto è possibile. E di per quello che ti fa sentire la gamba anche. C'è, esatto, c'è l'ACAB timpamarano, no? Senza una gamba, che seppellisce la propria gamba. È tutto possibile nel cimitero di Timpamara. Vedi, io penso che sia questo il motivo per cui spesso la formula di realismo magico venga associata ai miei libri. Per questo prima la domanda è sicuramente della lettrice in merito alla narrativa sudamericana, no? Perché è vero, non accadono le magie, come diceva di essere un mio lettore, a Harry Potter, no? Le magie impossibili. Accadono tante cose, ma tutto quello che accade è come dire, è un accadimento possibile, reale, concreto. Può essere vero che uno vada a chiedere di seppellire il cane nel cimitero, che uno seppellisca la sua gamba, o che qualcuno chieda di sposare un morto. Non sono cose impossibili, sono cose estreme, sono cose rare. A me piace parlare di questi eventi che è difficile che accadano, però è proprio in quegli eventi che secondo me viene fuori più che in altri l'essere umano che c'è in noi. Come scrivevo negli appunti di Meccanica Celeste, no? L'elastico dimostra la sua natura proprio quando lo stendiamo fino al limite, fino al punto prima della rottura. Ecco, anche gli uomini, secondo me, bisogna portarli a quel punto, no? Al punto estremo della loro umanità per vedere la carica umana che hanno dentro. Vero. E Kacianka? E Kacianka ha una doppia funzione, ma come tutti i personaggi, come tutti i personaggi del libro, c'è un dato concreto e un dato invece molto più. Cioè, ieri un lettore durante l'incontro ha usato un'espressione bellissima, una realtà aumentata. Allora, il dato concreto è che a Sersale, che voi conoscete, c'era questo cane che si chiamava Ruanzu, che era un cane bianco, che non era di nessuno, un cane che arrivò un giorno in paese, e che il paese adottò, perché questo cane seguiva veramente i cortei funebri, veramente quando il feretro veniva portato in chiesa, si accucciava a fianco del feretro. E allora io ho pensato di utilizzare questo bellissimo episodio, ma aumentarlo, cioè dargli un significato maggiore, perché il cane, in tutte le culture antiche, è l'animale psicopompo per eccellenza, cioè l'animale che guida le anime al passaggio verso il mondo degli inferi. Il cane guida le anime dei morti. E allora mi sembrava giusto, in una storia in cui ambientata proprio su questo crinale tra la vita e la morte, che ci fossero degli psicopompi. In fondo Kacianka compare, guarda caso, nel romanzo insieme ad Ofelia, e quindi forse anche Ofelia, sicuramente anche Malinverno è uno psicopompo, no? È una guida di anime verso l'aldilà. Quindi il Kacianka, che poi il nome è preso da una novella di Gogol, è un po', ha un po' la funzione di guidare le anime verso il mondo degli inferi. È un libro, quindi, questo Malinverno, è un libro che parla di altri libri, un testo, chiamiamolo così, metaletterario, no? che va oltre, dove innanzitutto traspare chiaramente il tuo grandissimo amore per la letteratura e tutti i tuoi romanzi che tu hai letto nella vita, quindi la tua formazione culturale deriva da questo, ma non solo, è un testo che comunque si presta a numerosissime chiavi di lettura e di interpretazioni, dove quindi Astolfo stesso si fa aiutare proprio dalla letteratura per superare, per andare avanti nella propria vita. Sì, perché Astolfo è bibliotecario? Nel senso che quando ho iniziato a progettare la storia, Astolfo da prima era il guardiano del cimitero. Perché ho fatto ricorso poi alla biblioteca? Perché la letteratura mi offriva uno strumento per parlare della morte in maniera diversa, in maniera distaccata. Cioè, io volevo parlare della morte, che per me è un'ossessione, ma non volevo parlarne in termini tragici, in termini, cioè portando dietro tutti i preconcetti e pregiudizi che la morte di solito suscita, no? Che la morte è un tabù, è qualcosa che non vogliamo vedere, non vogliamo sentire, ci spaventa l'idea della morte. Io volevo parlare della morte, ma non in questi termini. Volevo avvicinarla, renderla quotidiana, concreta,
toccarla la morte. E la letteratura, il ricorso alla letteratura mi è servito a questo, mi offriva la letteratura il modo per parlare della morte con un certo distacco. Ovviamente per me è stata una cosa bellissima parlare dei libri che ho letto. Tutti i libri citati in Malinverno sono libri della mia vita, da appunto Madame Bovary, Don Chisciotte, il Moby Dick, che viene citato con Acab. Io adoro per esempio le poesie di Ciro di Pers, che vengono frullate nel frullatore e messe in una clessidra. L'ultima poesia che Malinverno legge a Ofelia è L'altrove di Pessoa. Quindi è anche stato un divertissement, si direbbe, no? Mi sono divertito a parlare dei miei libri. Paradossalmente sono rimasti fuori proprio quei due libri che invece sono all'origine di Malinverno, e che sono l'antologia di Spoon River di Master, di cui non parlo nel libro, ma che era evidente, era così evidente che Birlo era non era di buon gusto. E poi una solitudine troppo rumorosa di Bomi Tabal, altro testo che ha contribuito all'ideazione di questa storia. Beh, Mimmo, te la posso chiedere una cosa? Certo che per Maria Pia Battaglia questa sarà una bella impresa. Il libro è semplicemente eccezionale, cattura il lettore già alle prime due righe, non c'è bisogno di arrivare alla terza. Ma l'idea di trasporre quest'opera in una commedia, come è arrivata, come si è materializzata? Guarda, io conosco Maria Pia ormai da tempo, siamo amici, ha letto... Dovrebbe essere in collegamento Maria Pia. E forse è meglio riprenderla dopo, vabbè, rispondi e poi la riprendiamo eventualmente, dai. Dicevo che ho conosciuto Maria Pia durante le mie presentazioni a Siderno, poi mi ha sempre seguito. E poi dopo Malinverno lei mi scrisse un'email dicendo che aveva intenzione di fare una riduzione teatrale di Malinverno, e poi mi ha mandato il copione finale, l'ho letto, mi è piaciuto, quindi spero che al più presto abbia la possibilità di allestire la rappresentazione di Malinverno, che diffonda la sindrome di Malinverno nel mondo. È una bella sindrome questa però, Sì. Da dire che significa un cattivo inverno passato. Simona, a te nuovamente la parola. Da dire che questo rispetto agli altri due testi è il meno calabresizzato. Brava Simona, no? Ecco. Come mai questa scelta proprio di uscire dagli schemi culturali riferiti ai primi due testi? Allora, questo libro è il libro meno calabrese dei tre per due motivi principali. Il primo perché è ambientato in un paese calabrese reale come Gigi Falco, e soprattutto non è un libro calabrese perché non c'è il dialetto girifalcese che caratterizzava subito i romanzi come i romanzi calabresi. Questa scelta ha avuto tanti motivi, due soprattutto. Il primo è che dopo aver scritto 8 anni i primi due romanzi con questo tipo di linguaggio, ormai per me era troppo semplice, Simona, usarlo. E quando una cosa è semplice bisogna assolutamente allontanarla da sé. E non, la scrittura non può fare conti con la facilità, perché poi si rischia di cadere nella maniera, nel fare il verso alla propria scrittura e quindi vanificare il senso che aveva quella scrittura che attingeva al dialetto. E poi un altro motivo è che un libro può essere scritto solo in un modo, e solo in quel modo. Cioè il linguaggio è il protagonista del libro, e ogni storia deve avere un suo linguaggio. In questa storia, come Malinverno, il dialetto non andava bene. Come dicevi tu, è un metaromanzo, cioè un romanzo che si nutre di altri romanzi, e il linguaggio doveva essere un metalinguaggio, cioè un linguaggio che si nutriva dei linguaggi degli altri romanzi. Ecco perché è una lingua molto aulica, molto letteraria, molto ricercata, perché è un metalinguaggio in questo senso. Per questo, in questo contesto, il dialetto non andava bene. Era una storia che non richiedeva il dialetto. Siccome mi sono accorto che era un libro poco calabrese, di questo me ne rammaricavo, perché io penso che tutte le cose che scriverò ci sia sempre qualcosa di calabrese, allora ho ideato questa cosa di dare a tutti i personaggi secondari dei romanzi un nome di un paese calabrese. Quindi il cognome di un paese calabrese, tutti i personaggi secondari hanno cognomi
essi calabresi. Bruno, quindi hanno il nome preso dalla letteratura e il cognome che è di un paese calabrese, Serra San Bruno, Pedace, Caccuri. Quindi era un modo per rendere, come dire, per localizzare la storia in Calabria. Ecco. Ok, allora abbiamo parlato della trasposizione teatrale curata da Maria Pia Battaglia. Maria Pia, se c'è, la facciamo entrare, Franco? Proviamo, Franco? Facciamo entrare Maria Pia? Cercheremo di materiale. Sto provando, ma non appare, non lo so. Questo posso fare. Non la vedi? Okay, o la chiamarla, Cosimo? O la chiamo io, va? Sì, va. E vediamo se ci sono domande da parte del pubblico. No, c'era solo, vabbè, questo però l'avevi già trattato, se vuoi rispondere. Sì, dice, ecco, anche Mirella Balzarini dice... E Pinocchio, il mio incubo peggiore. Siamo tutti in ottima compagnia contro Pinocchio. Sì. Non vedo altri. L'altra aveva già risposto. L'altra aveva già risposto. Cerco di trovare Maria Pia. Bene. Questo sicuramente è un testo che non deve rimanere elitizzato in Calabria, penso io. Questo deve essere portato fuori. No, ma non c'è il rischio, Simone, nel senso che il libro è arrivato alla quattro stampa, sta andando benissimo, continua ad andare benissimo. I diritti sono già stati venduti in Germania e in Bulgaria, per cui non penso che sia un libro... Appunto, non deve rimanere assolutamente... D'altronde anche gli altri non sono stati libri confinati solo in Calabria, sono libri che hanno avuto riconoscimenti importanti, che sono stati apprezzati tantissimo, malgrado l'utilizzo del dialetto che poteva essere una chiave a sfavore, però ce la caviamo. Benissimo, speriamo che sia riconosciuto anche a livello di Bancarella, di Strega perché o di Campiello, perché è veramente un testo che merita tutto. Lo spero anche io. Bene, altre domande? Dovrebbe arrivare fra qualche istante, ci stiamo provando. Devi cliccare su. Finito. Vedi che ti ho mandato il link su WhatsApp. Clicca da WhatsApp così. Non importa, clicca su WhatsApp così andiamo direttamente. Beh, insomma, la sede di Locri ha qualche problema. La RAI di Locri non funziona tanto. No, il dubbio è che non... Spieghali Cosimo che deve entrare con Chrome, se no... sì. Vabbè, adesso dovrebbe entrare almeno con direttamente dal link che gli ho inviato. Facciamo di tutto. Una squadra di tecnici sta raggiungendo Maria Pia, però arriverà in tempo, lo scopriremo fra poco. Se non ti fai passare la telefonata e fungi tu da microfono. Proviamo. Vabbè, allora sai che fai. Ma io ti ho mandato un link adesso sul... Sì, ma se tu... Va bene. Ok. No, devi semplicemente accettare la videochiamata.
Va bene, aspetta che ti faccio quella lunga. Okay? È il bello della diretta. Scusate, no? No, aspetta, ti passo Franco, così... chiamo io, vai. Ti sto chiamando. Dilli che mi chiami, dilli che mi chiami. Prova a chiamarla tu. Eh? Prova a chiamarla tu. Sì, faccio prima. Comunque, ritornando alla... Continui tu, dai. Ecco, ritornando al discorso della frase che ho letto prima, ci si può innamorare di una donna anche se solo da lontano. Quindi, è molto cavalleresco questo, no? Molto, fa parte molto dell'amor cortese. Fa parte di Malinverno fondamentalmente, no? È vero, l'amor cortese, però per un uomo come Malinverno che confonde letteratura e realtà, per lui è facile la fotografia, ecco, in questo senso. E la facilità dipende dalla visionalità di Malinverno, dalla sua immaginazione, dalla sua capacità di trasportare la letteratura nella vita di ogni giorno. Quindi per un uomo che vive nei libri, l'amore per una fotografia è una conseguenza naturale. Poi c'è anche un altro aspetto curioso, è il fatto che con la costruzione, la realizzazione della cartiera del macero, quindi questi libri che vanno vecchi in carta pecorita, che vanno a morire praticamente lì al macero, prendono così tanto gli abitanti di Timpamara che addirittura iniziano a chiamare i propri figli non più con i nomi tradizionali, ma con nomi strani. Sì, con i nomi dei personaggi della letteratura che loro trovano sui fogli del macero. Ma vedi, questa opzione, questa idea è venuta molto, non è venuta subito, l'idea di Timpamara, del macero e dei personaggi che hanno i nomi della letteratura, è venuta un pochino più in là, perché mi ho reso conto che il personaggio di Malinverno, così visionario, così immaginifico, aveva pochi agganci con la realtà, cioè sembrava un personaggio veramente troppo eccessivo ed estremo se fosse stato un abitante di un paese normale. Per giustificare la sua visionalità dovevo trovare un paese particolare, ecco perché è venuta l'idea di Timpamara, perché se all'inverno, per esempio, va a comprare, a bere il caffè da uno che si chiama Agamennone, se ha per i vicini di casa Gargantua e Pantagruel, è normale che allora lui può pensare che la donna seppellita a Timpamara sia Madame Bovary. Quindi era proprio una necessità di rendere più credibile, più fondata la sua visionalità, il ricorso ai nomi letterari. Ecco, ci ha raggiunto Maria Pia Battaglia, finalmente. Benvenuta Maria Pia, buonasera. Ciao Maria Pia. Ciao, ciao. Buonasera, mi sentite? Sì, Maria Pia, ti sentite? Sì, forte e chiaro. Ok, ciao a tutti. No, volevo precisare una cosa, che ero talmente incantata dall'ascoltarvi che mi ero dimenticata che dovevo esserci pure io. Perché sono veramente affascinata ogni volta che ascolto i commenti di Domenico, va bene. Allora, Maria Pia, tu hai curato la trasposizione teatrale di Malinverno. Allora, sì, prima di entrare nei dettagli devo assolutamente specificare due cose. La prima è che io sono Dara dipendente, cioè io finisco un libro di Domenico e già aspetto l'altro. Quindi tutti e tre i libri per me sono stato un viaggio meraviglioso. L'altra cosa che volevo dire è che io ho fatto altre trasposizioni teatrali tratte da libri, però mi sono stati commissionati. Invece questa volta sono stata io a chiedere a Domenico il permesso di fare questa operazione, perché era una mia esigenza.
quindi non lo so. Maria Pia, quando riusciremo a vedere Malinverno? Perché anche io sono curioso di vederla. Mi piacerebbe tanto, ci vuole un minimo di produzione, Domenico, perché appena avremo la possibilità, molto volentieri, figurati, ben felice, non vedo l'ora. Quindi questa trasposizione è nata praticamente dal tuo essere, è nata così, due punti. Mi tuffo nel romanzo che attendevo da tempo e mentre leggo ho delle suggestioni e me le tengo. Arrivata ad una scena che non volevo bruciare per chi non ha ancora letto il libro, ma voi ne avete già parlato. Arrivata alla scena di Margherita al cimitero, io ho avuto una folgorazione proprio. Ho detto no, questo è teatro. E allora da quel momento in poi, vabbè, ho finito il libro per mio godimento, dopo l'ho riletto e, prendendo i miei appunti, e davvero ero felice, la difficoltà c'è, inutile nasconderla, perché fare la trasposizione teatrale da un romanzo non è semplicissimo, però ho provato veramente una goduria infinita, anche quando ho avuto molte difficoltà per ragioni ovvie, perché bisogna riconcepire le ambientazioni, riconcepire i dialoghi, sintetizzare tutto senza tradire il contenuto e la poetica soprattutto. Però è stata una fatica meravigliosa, proprio bellissima. E devo dire che mi ha condotto il romanzo. Il romanzo mi ha condotto verso la trasposizione teatrale. Cioè io l'ho vista a teatro, ecco, l'ho vista. La tua grandezza di sceneggiatrice sta anche in questo, no? Perché tu... Io sono una semplice... sono grande, no, sono una scribacchina. No, non è vero, ti conosciamo, No, è solo mestiere. Sono personale, però sappiamo come lavori e conosciamo la tua bravura, non c'è niente da dire. È proprio la grande scenografia che praticamente tu già, quando vedi, leggi qualcosa, già te la vedi. Sul palcoscenico con tanto di scena e costume, ma in questo caso sono stata molto aiutata, perché le suggestioni che mi dava Malinverno erano talmente dirette e chiare che ho dovuto soltanto organizzare la struttura del copione, non ho dovuto fare nessun volo pindarico. Ecco, è stato veramente un lavoro di tecnica, di assemblaggio, di scelta, di selezione, perché era lì, era tutto, almeno io lo vedevo. E quindi anche tutti questi piccoli personaggi, chiamiamoli così, secondari, no? Che poi dopo vanno a costruirsi come un puzzle, tassello dopo tassello, per poi arrivare alla fine. Come sei riuscita ad incastrare tutte queste sfaccettature del romanzo stesso? Questa è stata l'operazione più difficoltosa, nel senso che c'era talmente tanto e io avrei voluto non rinunciare a nulla, però è impossibile, perché il teatro è sintesi, è immediatezza. E qui ho dovuto, ovviamente col permesso di Domenico, ho dovuto, come dire, assemblare dei dialoghi, scegliere la situazione ambientazione, renderlo agevole, perché il teatro è fatto di pragmatica, insomma, bisognava essere molto realistici nel concepire questa trasposizione. L'operazione filmica è diversa, perché la sceneggiatura può seguire il romanzo anche nella sua evoluzione, nel suo dinamismo. A teatro non è così, perché accade tutto lì in quel momento, quindi bisognava veramente fare delle scelte, sì, diretto. Quindi ho sacrificato qualche altro personaggio, altri personaggi sono stati, come dire, accorpati nei dialoghi, insomma c'è stata un'operazione un po' complessa, però se Domenico dice che funziona, io sono felicissima.
E noi non vediamo l'ora di venire a teatro e di poter godere di questo bellissimo E malinverno. poi, scusate, l'altra cosa a cui tengo è il titolo, ho scelto il titolo, Restano solo le storie, che sarebbe la sintesi del concetto che conclude il romanzo di Domenico. Io a quel punto ho avuto i brividi, veramente. Quando ho finito il romanzo, l'ultima frase mi ha fatto venire realmente i brividi. E infatti ho fotografato l'ultima frase, ho mandato un messaggio a Domenico ringraziandolo per la forte, ero proprio emozionata e quindi ho voluto dare questo titolo, Restano solo le storie, perché secondo me veramente è la sintesi perfetta dell'essenza narrativa, le storie, la possibilità che di noi rimangano le storie allontana la paura, diluisce, allontana la paura della morte. Ma anche una forma di eroismo, no? Si diventa eroi eterni proprio perché di noi rimarranno le storie e perché è la storia che racconterà quello che noi siamo stati e quello che noi abbiamo Sì, la vissuto. traccia, Questa è la traccia. Che la grandezza. ne dite se proviamo a dare la parola a chi ci sta seguendo, se ci sono eventuali domande? Io penso che ci Scusate una sono. seconda, Cosimo, su quello. Io ho difficoltà perché su Chrome non riesco a vedere i commenti. Adesso ho visto altri, andando su un altro browser, leggo le invio a Domenico. Bene. Quindi sto cercando di farla apparire, ma non ci riesco. Vabbè, lo metto io. Vogliamo chiedere a Domenico la meravigliosa foto sulla copertina, da dove nasce e chi è nella sua bellezza e se l'associa a qualche donna in particolare. A me non piacciono le copertine illustrate, io adoro le fotografie per le copertine. Infatti, avevo chiesto a Feltrinelli, vi prego, fate voi, ma mettete una fotografia. Avevamo provato con qualche fotografia, ma non c'era niente che dava l'idea. E quindi a un certo punto, mio malgrado, ho detto va bene. Feltrinelli ha fatto leggere il libro a un grandissimo illustratore. Calcolate che Andrea Serio non solo fa le copertine di questi editori italiani, ma li fa anche per Gallimard in Francia, cioè è un mostro. E Andrea Serio ha partorito questa copertina che poi quando l'ho vista è splendida, cioè io non avrei potuto fare di meglio. E quindi onore a Feltrinelli che ha trovato l'illustratore migliore che poteva trovare per la mia storia. È un'immagine simbolica del romanzo che racchiude tanti significati, dai fiori di cardo in mano alla figura della sposa in bianco, che ha tanti significati. Quindi brava Feltrinelli. Scusate se intervengo sempre io. Allora, se mi ascoltasse qualcuno, se ripetete i vostri commenti, io proverò a guardarli. Non riesco a recuperare. L'ultimo che riesco a recuperare si rivolge a Maria Pia Battaglia. È un bel complimento e dice: ma quanta bellezza ascoltare la signora Maria Pia Battaglia. Grazie. Non so chi sia, ma grazie. Mi chiama Maria Rosaria Iorio. Grazie. Spero La ringrazio. se non riesco a apparire qua. Si è bloccato e non va avanti con i commenti. Vediamo se riesco a recuperarli. No, niente. Se provano a rilanciarli. E quello detto, se vediamo così. Ti ringrazia Maria Rosaria Iorio, stranamente su qui non compaiono, è la prima volta che capita. C'è sempre una prima volta. Va bene. Se non ci sono altre domande da parte del pubblico, di chi ci sta seguendo, Non li io vedo più un minuto. ringrazio Domenico Dara, ringrazio Maria Pia Battaglia, Grazie a voi. Domenico Dara, Malinverno, il testo che consigliamo di leggere. Presidente, a te la parola. Grazie. Beh, insomma, Domenico, io penso che, ripeto,
mi ripeto e mi piace ripetermi, quando uno dice no, ma l'inverno è già passato e quindi siamo già di fronte alla bella stagione e quindi la speranza rinasce. Io mi sento di dire che questo è un libro pieno di bellezza. Chi avrà la fortuna di leggerlo non rimarrà deluso. Scusa, Cosimo, prego. Prima di chiudere, sto recuperando sì. In qualche modo qualche altro commento. Sì, ve lo passo, mi scuso ma sì. Ho capito il problema. Sono curioso, lo leggerò, ma si muore davvero? O finché c'è qualcuno a scrivere di un personaggio, questo vive, anche se inventato, vive, e se dopo generazioni si riscopre un avo e ci si appassiona alla sua vita, a ricostruirla, questo rivive, sembra quasi di sentirne il respiro. Insomma, si sono trapassati più vivi di certi viventi. Lo vedete, Renava, posso dirlo, sarà un'autrice, anticipo, ne vedremo giorno 11, dai. Sì, vabbè, hai bruciato allora la sorpresa. Ok, d'accordo. Ci sono altri commenti? Sembra di no, scusate, c'è un problema di... Prova a vedere. Vabbè. Bene. Problema di... Aspetta un attimo. Una domanda a Antonino Mario Musolino. Una domanda per Simona. Sono complimenti. Quali sono gli aspetti o le parti del libro Malinverno che più hanno colpito e suscitato maggiori emozioni alla critica letteraria Simona Masciaga? Beh, il libro, caro Antonino, il libro è tutto un'emozione. Anche perché quando noi andiamo a leggere un testo, il testo è più di chi può scrivere, ma ovviamente di chi lo legge. Chi si mette in gioco ovviamente è l'autore, e l'autore sa che chi lo legge può trovare milioni e milioni di sfaccettature. Ovviamente questo libro a me ha colpito la delicatezza, l'eleganza e la delicatezza. La scena, come diceva Maria Pia, già la scena di Margherita è qualche cosa di eccezionale, e il fatto di aver scelto Madame Bovary come Emma Bovary, come la delicatezza in sé, la fragilità in sé, e di essere stata associata alla fragilità di Astolfo, di questo personaggio fantastico, questo personaggio che volutamente zoppo perché arriva più tardi, come se avesse un passo in meno rispetto, una marcia in meno rispetto agli altri. È un testo che io consiglio, una lettura, una scrittura molto scorrevole, una semantica perfetta, una ricchezza di lessico, anche descrittivo, non prolisso, deciso, ma molto delicato ed elegante. Per questo è stato scelto questo testo. Se quest'altro di Lodovica De Nava, scusate, recuperiamo, allunghiamo, va benissimo, Un distacco epicureo. Non ho letto ancora questo libro, ma mi incuriosisce, e l'incontro fra Don Chisciotte e Emma Bovary, Il distacco dalla morte, poi mi rimanda a Epicuro. Abituati a credere che la morte nulla è per te. Se... La funzione di Hub è anche questa, far scoprire e soprattutto, diciamo, aiutare a far sì che si maturi una presa di coscienza collettiva. E quindi quando noi scopriamo qualche cosa di veramente interessante, importante, siamo obbligati come associazione a divulgarla il più possibile. Quindi quando noi abbiamo avuto il testo di Domenico Dara, la cosa che ci siamo detti, l'unica cosa da fare è presentarla al largo pubblico. E adesso vi annuncio quale sarà il prossimo incontro. Il prossimo incontro sarà il 4 maggio alle ore 18, e il testo che farà, diciamo, da motivo conduttore è Oliver Twist,
ma non è tanto il libro su cui praticamente baseremo questo nuovo incontro, ma piuttosto la condizione di sfruttamento del lavoro minorile. A condurre la serata sarà Beatrice Macri. A me non resta altro che ringraziare tutti i partecipanti e soprattutto Domenico Dara, che è stato, come dire, magnifico in questa sua presentazione. Ringrazio nuovamente anche chi ha partecipato con le domande, chi ha seguito, e poi come fare a non ringraziare Franco Martino, Simona Masciaga, Maria Pia Battaglia, è il minimo. Grazie a tutti, arrivederci. Chiudo io, perché mi sembra che la rivalutazione, questo lo dice Maria Rosaria Iorio. Un abbraccio forte in particolare al carissimo amico mio che sarebbe Domenico, strepitoso ragazzone, e viva la Calabria e viva scrittori calabresi. Noi siamo pronti, prontissimi a invitare tutti gli scrittori calabresi, perché serve, perché ci sia da parte nostra la partecipazione. Buona serata. Grazie a tutti, grazie. Ciao Maria Pia, ciao Cosimo, Simone, ciao, grazie. Chiude. Ho chiuso? No. Bene.